Allora, civica di fisica, qui c'è un ricordo per conto della Regione Sardegna. Il consorzio scuola civica è un consorzio di 17 comuni di questo territorio, di cui anche un attivo fa parte. Sono veramente felicissimo oggi di presentare il libro di Giovanni, ce l'abbiamo qui il nostro scrittore, facciamo subito un applauso. Personalmente carissimo, perché per 20 anni quasi, insomma, con il mio gruppo abbiamo fatto Fabrizio De André, abbiamo reinterpretato le canzoni del grande Faber, e quindi mi sento veramente legato. Oggi ci sarà quindi sia la presentazione del libro da parte dell'autore, un libro interessantissimo che vi consiglio di comprare perché ne vale veramente la pena, e poi ci sarà l'interpretazione di questi splendidi musicisti che sono degli espati, scusate ragazzi, che sono Irene Locche, Francesca Morte, si dice subito che c'è la parentela, sua sorella, e Gianluca Calo, che è più grande di sé. Sono molto felice perché si tratta di tre professionisti di altissimo livello. Quando io appunto li ho chiamati per fare questa operazione, loro di solito non fanno delle tre, ma in pochissimo tempo hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi veramente grazie infinite di aver accettato l'invito, siamo orgogliosi di avervi qua. L'altra parte del commento musicale era destinata appunto a me, col violino, e al direttore amministrativo Bruno Camera, che per un problema abbastanza serio familiare oggi non è potuto essere qui. Quindi io mi infilerò col violino, mi aggregherò così a livello abusivo con voi se volete. E quindi ci sarà appunto tutta la presentazione della coppa da parte di Giovanni, e sarà intercalato da alcuni brani appunto di grande fame. Però voglio sottolineare una cosa importante: avete un'amministrazione, un sindaco che veramente credono nella cultura e si battono fortemente per questa. Quindi ringrazio tanto per mettere in video la vostra amministrazione, Ezio. Un grande applauso, lo facciamo. Grazie tantissimo, prezioso lavoro. C'è veramente tanto bisogno in Sardegna di queste cose, quindi siete veramente degli amministratori illuminati. Lascio la parola a questo punto al video al sindaco e poi riprendo un attimino in mano il microfono. Io. Esagerato comunque, il giudizio non era necessario. Però è un percorso che abbiamo intrapreso, se ricordate, il 2 giugno con la scuola civica di musica, sulla quale crediamo. Anche perché vogliamo mettere su un progetto che possa coinvolgere soprattutto i nostri ragazzi. Alcuni sono presenti e prevediamo comunque con queste serie di eventi che vogliamo promuovere insieme alla scuola di musica che si possano avvicinare i ragazzi proprio alla musica, che possa servire per loro anche nella crescita culturale. L'appuntamento di oggi è con Giovanni Gelsomino, che ringrazio veramente della presenza. Questo bellissimo libro che ricorda un personaggio non sardo, genovese, però che si è radicato poi in Sardegna anche dal punto di vista culturale, che ci ha vissuto e che ci ha lasciato delle grandi e delle bellissime cose. A questo punto posso lasciare a voi il microfono e buon lavoro e buon divertimento a tutti. Grazie. Grazie. Iniziamo subito con il brano, così scaliamo l'ambiente, eseguiranno i ragazzi, i nostri musicisti, Crescia de Ma, che è il titolo di un brano, ma è anche il titolo di un album importantissimo del 1983, ed è, si può definire forse il primo album world music, cioè De André utilizzò il genovese antico, recuperò una lingua praticamente estinta, quella che forse ancora oggi in parte si parla paradossalmente solo in Sardegna, a Capoporto, e ne fece un libro straordinario, un album straordinario. La grande collaborazione che fu importante, perché ci fu anche Paolo Paganti che aveva una grande mano in questo. Quindi questa è l'interpretazione di questa di mano. Buon ascolto a tutti. Thank you.
Yeah.
c'è il brivido per il segnale, insomma, lo sappiamo tutti. Bellissima recitazione, complimenti ragazzi. La parola a Giovanni, vogliamo un applauso. CD, allora c'erano i CD long play, non vi ricordate, in vinile, avevano scritto uno del secolo XIX di Genova, dice questa sarà la tomba di Fabrizio De André, c'è finito insomma, c'è uno che non porta più niente di nuovo. Beh, il disco esce e in un mese vende 500.000 copie, diventa un caso addirittura europeo. E lo stesso critico scriverà che loro avevano previsto che sarebbe stato un grande successo. State attenti quando leggete gli articoli. E lui diceva una lingua quasi scompare. In effetti, così chiudiamo su questo disco, in effetti questa non è tanto un omaggio a Genova. Nell'idea di De André questo era un omaggio ai popoli del Mediterraneo, ai pescatori del Mediterraneo, alle tribù del Mediterraneo, ai paesi caldi del Mediterraneo. E avevano scritto, non che se ne intendeva, aveva scritto così, che è stato scritto con una lingua fuori dal tempo e dallo spazio, fatta di quella stoffa di cui sono fatti i sogni, costruita sfogliando il dizionario della memoria e dell'invenzione. Una cosa straordinaria, veramente. Per dire che De André era davvero anche un personaggio straordinario, era un grande bevitore, era un grande fumatore, ma era anche un personaggio straordinario. Quando è arrivato però in Sardegna, perché noi parliamo di De André legandolo un po' alla Sardegna? Beh, abbiamo fatto tre libri in questi ultimi tempi, dedicati a tre personaggi. Uno, il primo è Enrico Berlinguer, l'ultimo leader che ha avuto la sinistra, un grande uomo. Il secondo appunto a Fabrizio De André, il terzo a Gigi Riva. Siamo passati dalla politica all'arte della canzone, dalla musica allo sport. De André. De André muore sardo. De André muore con la cittadinanza pugliese. Quindi è nato a Genova, ma muore sardo. Viene in Sardegna nel 77, gli ultimi 24 anni della sua vita li passa in Sardegna, in Gallura. Gigi Riva, è inutile che ve lo dica, non voleva venire in Sardegna. La prima volta la Sardegna l'ha vista passando in un aereo, tornavano da una partita in Spagna di una nazionale, allora c'erano nazionali minori, junior, non c'era la Under ancora, avevano nomi quasi italiani, e sorvolando la Sardegna il pilota dice stiamo sorvolando la Sardegna e tutti i calciatori a guardare dal blu. E Gigi Riva dice, ma mi pare che non ci sia nessuno in Sardegna, mi sa chi ci abbia. So, praticamente è il primo periodo che lui è stato in Sardegna, venne ospitato in un albergo sul Golfo di Cagliari, era proprio questo albergo, dice che quando vedeva le ciminiere che ci sono lì, ecco, lui pensava che quella fosse l'Africa. Ecco, questo per avere un'idea di cosa era la Sardegna a quell'epoca, insomma. E allora, dobbiamo, De André, sicuramente avrete visto in televisione lo sceneggiato, per molti amici che l'hanno conosciuto è stato ribattezzato lo sceneggiato, però va bene lo stesso, insomma, tutto sommato c'era il De André artistico, ma poi tutto ciò che c'era legato alla famiglia, le cose erano pure invenzioni di sceneggiatura, né più né meno, perché lui, il rapporto col padre era pessimo, proprio distruttivo. Il fratello non ci risulta che sia venuto in Gallura, invece mi sembrava sempre che desse da mangiare ai polli in Gallura, insomma. E però siamo anche contenti perché tutto sommato Dorigliese ha così dato un'immagine di una famiglia magari ideale. E ricordiamoci che Dorigliese all'interno di tutto quel contesto era l'unica proletaria. Il padre di Dorigliese lavorava, era operaio in una fabbrica.
e lei era quella che è riuscita a far tenere a Fabrizio De André i piedi per terra. Perché De André era perso, quando è arrivato in Sardegna De André era un uomo perso, non faceva più canzoni, non lo cercavano praticamente più, diceva lui stesso, confidava agli amici, dice: mi vergogno che ogni tanto vado a controllare nei giornali se qualcuno per caso mi ha citato. Questo è da De André quando è arrivato, era sballato dall'alcol. De André era uno che beveva una bottiglia di whisky al giorno, non è che si facesse tanti problemi, fumava pacchetti di sigarette continuamente. Quindi, però in Sardegna ha avuto questo rimbalzo. Noi dobbiamo però riconoscere una cosa, che noi abbiamo presentato il libro ormai praticamente in moltissimi paesi. Forse un giovane di Oristano assomigliava a De André cantando, ma nessun altro riesce a stargli. E quindi è bello invece sentire interpretazioni vere fatte da chi non tenta di imitarlo, ma da chi tenta di fare una propria interpretazione, come questa che abbiamo sentito oggi, che era bellissima e ottima, secondo me, una delle migliori in assoluto che abbiamo sentito, te lo posso garantire. E perché la voce di De André è una voce unica, è praticamente inimitabile. De André è uno dei pochi cantautori che, se voi lo ascoltate, capite ogni singola sillaba delle parole. È un pronunciatore di parole incredibile e le dice così bene, così chiaro, non ne sbaglia una, è perfetto da questo punto di vista, è proprio una persona, ha un tono, un timbro di voce praticamente che è rimasto limitato. Ai miei tempi De André, quando ha iniziato, noi mica lo conoscevamo. Noi conoscevamo qualche sua canzone, ma non conoscevamo De André. Potevamo incontrarlo alla fine della gita scolastica e magari era lì vicino al fiume, ma nessuno l'avrebbe potuto salutare, perché De André non si presentava in televisione, non concedeva interviste, non da radio ignorava le sue canzoni. Pensate un po' che la prima canzone di De André che è andata alla radio è andata nella Radio Vaticana. Poi avranno licenziato il tipo, però è andata nella Radio Vaticana, giusto per essere chiaro. Naturalmente il suo colpo di fortuna, e questo era anche evidente poi nello sceneggiato che avete visto, è stato quando una cantante come Mina ha interpretato Marinella. Quello è stato il colpo di fortuna di Fabrizio De André. Da quel momento sì, questo nome ha cominciato a circolare, ma soprattutto lui ha cominciato a guadagnare soldi, perché fino ad allora non aveva guadagnato niente. Il padre questa cosa non la sopportava assolutamente. Guardate, lui viene da una famiglia borghese. Il padre era vice sindaco di Genova, era uno legato al Partito Repubblicano di Ugo La Malfa. Ugo La Malfa era stato uno dei grandi politici che ha avuto l'Italia, era una persona che contava tantissimo, ma era anche amministratore delegato dell'Eridiana, che era la più grande fabbrica di zucchero che c'era in Europa. Veniva da una famiglia, in più aveva la scuola privata, tutte queste cose qui, ma una famiglia dove non c'era il problema che cosa mangiamo a cena, cosa mangiamo a pranzo, ma neanche per sogno. Tant'è vero che lui era proprio il contrario del fratello, uno sbandato, non studiava, si iscriveva a 20 facoltà diverse senza andare da nessuna parte, passava il tempo con Paolo Bellaggio ad ubriacarsi, andare in Via del Campo. Ecco, questa è stata la sua scuola di vita, è stata quella. E a conoscere, aveva conosciuto anche Luigi Tenco, ma Luigi Tenco l'ha conosciuto perché una sera lui cantava, perché andavano nelle osterie, cantavano eccetera, e lui stava cantando una canzone di Luigi Tenco. E siccome gli hanno fatto tantissimi applausi, ha lasciato quasi credere che la canzone fosse sua. Ha lasciato questa impressione, solo che dietro le spalle c'era Luigi Tenco, che lo ha toccato e gli ha detto: oh, questa l'ho scritta io, lo canterei. Quindi al momento sono anche diventati amici, tant'è vero che avrebbero dovuto iniziare a fare delle cose assieme. Luigi Tenco doveva andare a Sanremo, ha detto: appena torno da Sanremo ci mettiamo al lavoro. Poi sappiamo che da Sanremo Luigi Tenco non sarebbe più tornato. E allora questo è stato il Fabrizio De André che abbiamo conosciuto noi. Quando poi lui è arrivato in Sardegna, è arrivato anche con l'idea di fare il contadino. La sua grande passione, non so se l'abbia detto poi perché non riusciva in effetti ad emergere nelle cose che voleva il padre, ma la sua grande passione era quella di fare il contadino, perché quando era giovanissimo, durante il periodo della guerra, il padre li portava da
questa nonna che c'era a Repignano d'Asti, questa nonna lì, che aveva un casolare, e lui passava la giornata a guardare le mucche, lavorava come se fosse un contadino. Era piccolo, aveva avuto 7-8 anni, e per diverse estati lui è continuato ad andare a trovare. Quindi diceva sempre alla nonna: vado da grande, voglio fare il contadino. In effetti lui è venuto in Sardegna per fare il contadino. Poi resta da spiegarci come uno che si alza alle 5 della sera, alle 6 anche, possa fare pure il contadino durante il giorno, perché notte pure comunque dopo, quindi c'era anche questo piccolo problema. Però lui è venuto qui, ed è venuto proprio con questa idea per ritrovare la campagna. Troverete infatti nel libro che abbiamo fatto, questo libro è fatto, guardate un po', è fatto dagli amici, dalle persone che hanno conosciuto Di André, quelle persone che per 24 anni lui ha frequentato. Dopo tanto tempo siamo andati a trovarli, e questi, aprendo i cassetti di casa, hanno trovato le vecchie foto, i ricordi, tante cose, abbiamo messo assieme questo libro che, adesso faccio lo spot pubblicitario, 3 secondi, è il libro più venduto al museo di Via del Campo a Genova, perché è completamente diverso da tutti i libri di De André. Non è una biografia di De André, si può leggere dall'ultima pagina alla prima, potete aprire in mezzo e leggere in mezzo, potete iniziare alla prima, potete fare quello che volete. C'è sempre De André, visto da punti diversi e da persone diverse. C'è un De André, scoprirete un De André tutto speciale, tutto nuovo e soprattutto tutto gallurese. Lui era talmente gallurese che diceva che dopo 4 anni che uno resta in un posto, se non impara la lingua deve andarsene. Allora lui l'aveva imparata bene questa lingua, talmente bene che quando una volta ha incontrato per caso il sindaco di Albano, gli incontri erano al bar, ha incontrato al bar il sindaco di Arzachena, Tino del Muro, si sono messi a chiacchierare e lui dice: ma ho saputo che ad Arzachena sta nascendo un agriturismo, e in effetti stava nascendo uno dei primi agriturismi in Gallura, non sapevamo neanche cosa fosse questo agriturismo. E questo qui l'ha messo piede. Oh, il padrone di questo agriturismo è vivo ancora, è il vecchiotto, ma è vivo. Dice: mi piacerebbe andare a vedere cosa deve fare, come fa, cosa usa, che idee ha, eccetera. Mi piacerebbe parlarci, perché anch'io ho questa intenzione. E quindi col sindaco si lasciano con questa idea. Il sindaco arriva lì ad Arzachena, trova il tipo che abita in campagna, non abita neanche nel paese, e gli dice: guarda, devo venire con uno del continentale. La ditta è inutile che gli dica che Fabrizio De André, non gliene frega niente, non sa neanche chi è. Quindi la ditta è inutile, con uno del continente, e dopo un mesetto finalmente decidono e vanno, quindi vanno lì, quello preparato a mangiare, tanta roba, tutti insieme, ci va il sindaco lì, con De André, e la moglie del sindaco non sarà andata, non sarà andato un altro amico perché c'era De André, tutti orgogliosi, no? E parlano, discutono, parlano, tornano. A un certo punto questo è il padrone dell'agriturismo, si gira verso il sindaco e dice: ma che è che avviene questo continentale? Dice: quando deve arrivare questo continentale? E Andrea stava parlando in gallurese con lui, dice: sì, ma che continentale? Ecco, ed era lui che cominciava a segnarsi, perché aveva questa sana abitudine, scriveva tutto, e riempiva i libri di scritte proprio. Questi libri noi ne abbiamo fotografati diversi che abbiamo messo qui all'interno. E si scrive e dice: ma quanto mangime ci vuole? Cioè, dopo un genovese, dal vitello a diventare grande, roboto, quanto latte produce, tutte queste cose, per vedere se poi i conti tornavano. Perché in fin dei conti poi il problema era proprio quello di far quadrare anche i conti. Lui non era uno, ad esempio, che si faceva fregare dalla moda, nel modo più assoluto. Di Armani e di Valentino non ne fregava proprio niente, era sempre estremamente trasandato. Si metteva una roba fino a consumarla, in pratica. Non è... Ecco, lui era invece molto abile nella scelta delle marche del whisky, perché quelle dovevano essere le migliori, e delle sigarette, quelle dovevano essere lo stesso le migliori. E racconta il suo commercialista che quando, allora non c'era la provincia di Atene, non c'è neanche oggi per fortuna, quando dovevano andare da Tempio a Sassari, che non c'era allora la strada a scorrimento veloce, dice: già dalla sera prima il commercialista aveva i brividi, perché il problema era che andando lungo la strada tu incontravi Perfugas, poi Martis, la Erruti, poi Nulvi, poi Osino, ogni paese sosta, ogni sosta bevuta. E
Dice, quando arrivava a Massassa io non sapevo neanche perché cosa era mandata. Tutti i documenti, lui dice, teneva, ma io dice, non ero abituato, beh, poi dice, non facevo neanche colazione, non capivo più niente. Al ritorno era la stessa identica cosa, non saltava un paese. Per cui dice, quando arrivavo e vedevo il campanile di San Giuseppe del Bivio di Agios, mi facevo la croce, eravamo andati a casa. Questo lui lo racconta perché era, in effetti era così, cioè lui l'arco davvero non l'ha mai abbandonato. Quindi era un personaggio tutto sommato che intanto piaceva ai gallurisi, poi lui si era inserito bene nei gallurisi e poi insomma era uno che si prestava a fare tante cose, ad esempio l'ispettorato forestale lui lo frequentava moltissimo perché appunto questa passione di contadino voleva che gli venisse messa col timbro, allora che qualcuno timbrasse questa laurea in agricoltura contadina o speciale della gallura, tant'è vero che nel 1984, che è l'anno e non l'83, lui ha fatto la richiesta alla comunità montana. Io ero assessore della comunità montana all'epoca. Aveva fatto richiesta per iscriversi al registro particolare dei coltivatori diretti, una cosa del genere, che allora c'era questa cosa qui. Che questo era come una patente per dire io lavoro il terreno. Figuratevi quando hanno letto De Andrè se non gli davano la patente di contadino. Era una data scritta con 10 timbri così, lui ha potuto farla vedere come il miglior documento suo d'identità. E lui dice, sono contadino a tutti gli effetti. Bene, adesso prima di continuare io direi che invece riprendiamo con la musica che forse si annoiano di meno. Poi mi risiedo. Dedicata a questo, un po' alla, o anche come presa del mare, tutto il mare è sempre molto presente nei brani di De André. E proviamo a fare Rimini.
è vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, è un errore ho commesso, dici, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi portarlo con pazienza, ma voi che siete Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse. Possiamo definire. Non penso di dire insomma, una cosa non reale parlando proprio di Fiume St. Creek. Thank you.
Se lo porta in giro e lui vede che di Andrea è staziato,
quando si sdraia in mezzo all'erba, che guarda le nuvole, le cose, dice io ho capito che questo è il suo modo. E in effetti dice qui non senti altro che il bellare delle pecore, e dice c'è un silenzio eccessivo, la notte è piena di stelle, insomma, dice questo è il posto ideale per un artista, per uno come De André. Lui a Lagnata in tutti questi anni che c'è stato ha fatto? Intanto ha allevato bestiame, è arrivato ad avere più di 100 capi. Naturalmente prima di allevare il bestiame ha comprato un libro, l'ABC dell'allevatore, capito? Dal vitello alla mucca. E nel libro ci sono le pagine dove lui fa tutti i calcoli precisi di quanto costava all'epoca il mangime, di quanto ne doveva mangiare ogni capo di bestiame e alla fine cosa ne è? Tutto fatto, allora, per fortuna non aveva il computer. Ha allevato bestiame, ha coltivato la terra, tra virgolette. C'è una foto che documenta che lui con tre sigarette in bocca sta mettendo un fiorellino in un pezzetto di terra. Ha tolto un vigneto che non rendeva più niente e l'ha sostituito con un uliveto, perché l'uliveto rendeva, rende molto di più, questa era la sua idea. È stato tentato, ha tentato l'allevamento delle api, ma poi ha visto che il miele forse se lo prendeva qualche altro, quindi ha chiuso. Ha estratto e venduto sughero e poi ha preso in considerazione, in mezzo a questi 70 ettari di dirupi, che c'era moltissimo granito, la possibilità di aprire una cava di granito, perché era l'epoca d'oro del granito in Gallura, per cui ogni passo ognuno doveva aprire una cava, perché arrivavano dal continente, si riempivano di soldi e poi ci rovinavano la gente, senza creare posti di lavoro. Allora, proprio il consulente gli ha detto, vabbè, prima di aprire una cava facciamo un giro. L'ho portato proprio nelle campagne di Sant'Antonio e Luogo Santo, dove anche oggi si vedono queste cave dismesse, che sono un obbrobrio, insomma. E lui ha deciso che non avrebbe aperto la cava di granito, magari a malincuore perché grana era, e quindi non ha aperto la cava del granito. E quindi tutto sommato non è che non abbia fatto niente, lui in tutti quegli anni ha fatto tutte queste cose. Tra l'altro ha composto anche 4 album, stando in Sardegna, ha scritto anche un libro, quindi praticamente lui la Sardegna lo ha rigenerato, lui è ritornato il grande artista che è sempre stato. Lo ha rigenerato e lo ha anche, tra virgolette, fregato. Nel 1979, come voi sicuramente ricordate, è successo quel fatto tragico per Henry, cioè il rapimento e il sequestro di Fabrizio De André. Siamo nell'agosto del 1979 e a Tempio la voce che devono sequestrare di De André è patrimonio comune. Veramente parte col dire si deve sequestrare un personaggio. Personaggio, dice il sindaco, non è sicuro, almeno se lo sequestra, invece no, quello l'hanno lasciato. No, De André. Quindi un po' circolava questa voce in giro che sarebbe successo questa cosa, ma sembravano solo voci chiaramente e non si dava tanta importanza, anche perché sapevano chi davvero conosceva Fabrizio De André che non era pieno di soldi. Guardate, Fabrizio De André non era pieno di soldi, aveva fatto il mutuo con la banca per comprare quei terreni, e lo documentiamo anche nel libro. E il padre, che era più genovese di lui, prima di togliere un centesimo meglio versava un litro di sangue alla Croce Rossa, quindi era tutto. Alla fine cosa succede? È un pomeriggio tardi, c'è il padre di Dorinezzi, era nata Lupi da qualche anno, la figlia che è nata dal loro matrimonio, e questo, il padre di Dorinezzi va al mare e si porta la figlia. Loro, Fabrizio e Dori, lo avrebbero raggiunto il giorno dopo. Dormivano lì e lo raggiungevano. Beh, noi raccontiamo adesso col senno del poi, con 30 anni dopo, più di 30 anni ormai, raccontiamo un po' come sono avvenuti questi avvenimenti, questa gente che entra lì, che lo prende, e loro restano un po' sbalorditi, anche perché non erano persone che chiudevano il portone, erano convinti che insomma fosse tutto dalla luce e vino, ma non era proprio esattamente così. Quindi li portano, guardate, è uno dei sequestri lunghissimi. Il sequestro di Fabrizio De André dura 117 giorni, una cosa enorme.
Se questa non è di Andrei, la mattina è la donna che va a fare le pulizie della casa, la governante, insomma, che scopre tutto, è atterrita perché vede tutto per terra, buttato, eccetera. Non è che c'è stata una rotta, non c'è stata nessuna rotta. Le hanno presi, le hanno caricati nella macchina di Fabrizio di Andrei, la Diane Arancione, e via, e sono partiti, hanno girato un po' di strada, eccetera. Quando danno l'annuncio che è stato rapito la presidente, chiaramente tutte le radio, televisioni, eccetera, cominciano a parlare di questo rapimento. Il padre viene da Genova. Adesso qui io ero all'epoca anche corrispondente della Nuova, ero il più ragazzino. Quando sono arrivati tutti i giornalisti, che sono arrivati gli inviati del Corriere della Sera, inviato di Repubblica, Miriam Affari, la Repubblica era arrivata. Insomma, c'erano una ventina di giornalisti, tutti al petito tempo, e c'era anche uno che aveva mandato la redazione della Nuova Sardegna. E siccome io lo conoscevo, ci andavo. Io facevo l'insegnante e appena uscivo da scuola andavo subito lì, pronto. Naturalmente io ero ai margini dei margini, però sai, un po' si respirava un po' aria di giornalista, insomma. Quindi era questo gusto anche così. E uno di questi, mi ricordo che era giornalista lì, poi c'era Paolo Gambrescia che è stato anche direttore del Mattino, del Messaggero, eccetera. Uno di questi, il giornalista di Paese Sera, prima ne parlavo forse col segretario Bossa, dice, ma noi dobbiamo restare a tempo, io ho notizia certa, dobbiamo andare tutti a Nuoro, perché noi avremo notizie di questi che avevano in mente la Sardegna, Nuoro, Orgoso, i banditi sono lì, qui ci sono solo gli scugnizi, e sono messi in macchina. Io avevo una 126, sono rimasto tranquillamente lì, non mi sono mosso di un millimetro. Io tra l'altro dirigevo una radio locale sgangherata che aveva un microfono in 10 persone e ci sentivano perché aprivamo le finestre, e mi dice il tipo che era con me, un altro collega di scuola, dice, beh, e sai cosa facciamo? Dice, non ce ne freghiamo, andiamo e ci intervistiamo la donna che ha scoperto che tra l'altro era una che faceva con lui le lotte per le case marsane, quindi una compagna. E quindi ha detto, beh, andiamo per questa Maria Vittoria, e andiamo, partiamo. Con tipo viaggi che si organizzano per andare in Australia, mica un viaggetto così. Col nostro, avevamo il registratore. Era il nostro orgoglio, questo registratore piccolo, insomma. Arriviamo lì e veniamo una macchina, due macchine c'erano, e poco movimento. Bussiamo, questa apre, dice, via, 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 non potete entrare, non potete entrare. Non possiamo entrare. No, 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 è arrivato il padre di Fabrizio del Pinomo e ci ha chiuso la porta. Allora, l'amico che era con me dice, entriamo da dietro. Eravamo da dietro le porte, quindi non c'era problema. E in effetti da dietro era aperto. E siamo capitati nella cucina, come tu entravi, dopo incontravi subito la cucina. E ci siamo messi lì. E c'era in un angolo il padre di Dori Ghezzi, seduto, tranquillo. E nell'altro c'era quest'uomo, era arrivato in abito proprio da boss mafioso, cessato, con le sbrinelli, che urlava da una parte all'altra, incazzato meno. Non c'erano i cellulari. E ce l'aveva contro chi era il tipo che poi hanno ammazzato a Palermo, il generale della chiesa. Dice, deve arrivare qui domani mattina, deve arrivare qui. E in effetti il generale della chiesa qualche giorno dopo è sbarcato in Sardegna, per la prima volta è venuto per un sequestro di persone, per dirvi quanto contava politicamente questo. E a un certo punto evidentemente ci ha notato queste due macchie vicino al muro e ha detto, e questi, e noi intelligentissimi, siamo giornalisti, fuori! Nulla, pauroso. Non ci siamo mossi di un millimetro, anzi, ci siamo avvicinati al tavolo e ci siamo seduti nella sedia e lo guardavamo. Alla fine si è seduto anche lui. E allora gli abbiamo detto, ma secondo lei questo è un sequestro, e cosa pensate che sia? E quello subito il registratore. Bene, noi abbiamo l'unica intervista fatta al padre di Fabrizio De André. Io l'ho mandata la sera stessa da Nuova,
nessun altro giornalista ha avuto la fortuna di intervistare per tutto il periodo del sequestro Fabrizio De Nero. L'intervista è stata poi ripresa dal Corriere a sé. Il giorno dopo, quando sono andato a tornare da scuola, mi sei, ero già giornalista. Tutti, è lì, è qua, è là, è cosa dici, è qua, cioè, una bellezza. Quelle sono soddisfazioni. Siamo divertiti molto. Allora, vi dicevo, questo sequestro avviene, la macchina la trovano pure qualche giorno dopo ad Olbia, ci sono i carabinieri che conoscono probabilmente molto le abitudini di Fabrizio De Nero, uno dei quali dice: ma quella è la macchina di Fabrizio De Nero? Ma no, ma sì, allora sai, non controllavano col computer le cose. Lui si avvicina, guarda, dice: è quella di Fabrizio De Nero, c'è la bottiglia di whisky che beve lui e le sigarette sue, ed era la macchina di Fabrizio De Nero. Quindi già una traccia c'era. In la prima lettera arriva a Paolo Caso, che è l'ispettore della forestale a Tempio. Lui stava per buttarla questa lettera, perché era l'unica che aveva l'indirizzo scritto a penna. E lui ha pensato: questo è il solito, non vi scatole di Ozieri, che vuole un posto nel cantiere di non mi ricordo come, e ogni tanto lui manda una lettera. Stava per buttarla, poi la apre e per poco sviene. Gli si chiedevano 2 miliardi. Quindi lui si è messo subito in contatto col padre. Immaginate il padre, se stava svenendo lui, immaginate il padre che si sente chiedere 2 miliardi. Quindi il problema era prendere tempo. Allora cosa fanno? Mettono come emissario un prete. E il prete qui racconta, per la prima volta lui ha scritto su questo libro e si è convinto a scrivere dopo tanti anni, e racconta appunto queste cose. Lui era diventato amico di Fabrizio De Nero perché Fabrizio De Nero una notte lo chiama e gli dice: sono Fabrizio De André. E lui, dice: deve battezzare mia figlia. E dice: io sono rimasto secco. Dice: questo è un giapretto, un anarchico, uno che non viene mai in chiesa, uno che parla male del Papa, di tutto, e vuole pure che gli battezzi la figlia, ma neanche per sogno. È tutto lì, tutto là, però intanto quello lo invita ad andare lì a cena. Guardate, le cene di André erano di una sobrietà unica. Quasi dovevi portartela tu. Per essere chiaro, quasi dovevi portartela tu. E quindi parlando, quando lui se ne torna quella notte dopo questo lungo colloquio contro i Gaeti con André, è convintissimo che uno dei migliori tra tutti i cristiani, tra tutti i cattolici che è nella parrocchia, è proprio Fabrizio De André, ce ne fossero tanti. Quindi lui in effetti si presta a fare da intermediario. Lui, tra l'altro, uno abituato al rally, gli piaceva guidare le macchine veloci a questo prete e lo obbligavano ad andare con una banda a 40 all'ora. Ecco, lui si è guadagnato il paradiso proprio facendo queste cose. Le cose tra le lui ricorda un po' così, dice: mi facevano girare a vuoto, dove arrivava doveva chiamare, poi lo rimandava in un altro posto continuamente, doveva dire se era seguito, sempre di notte tutti questi giri. E poi finché non trovava questo pezzo di sughero proprio messo nella strada, e quello era il segnale che doveva fermarsi. Poi, siccome questi che l'hanno sequestrata avevano una fantasia infinita, la parola d'ordine era, mi pare, lui diceva Milano e loro rispondevano Torino. Come dire Juve Milan. Grosso modo erano. Bene, alla fine voi sapete che dopo 117 giorni, Fabrizio De Nero viene prima Dorighezzi, viene rilasciata 24 ore prima Dorighezzi, durante la notte viene rilasciata in una zona vicino ad Aladessa. Il giorno dopo, vicino a Butuso, viene rilasciato Fabrizio De Nero. Pagano 500 milioni come riscatto. Noi, quando siamo andati a Battala a presentare il libro, quando siamo arrivati al 1969, abbiamo detto: poi lì è successo qualcosa e per un po' loro non si sono più visti, insomma. Sì, inizia da parte di tutti. Perché alcuni delinquenti sono di Battaglia ed erano anche vivi, non erano lì, per fortuna, ma qualche parente forse c'era. E quindi abbiamo sorvolato sulla questione sequestro, convinti di aver fatto, chissà, siamo stati proprio curvi. Come finiamo, uno dice: ma perché non avete parlato del sequestro? E quindi ci hanno aggiunto tutta una serie di particolari che noi non conoscevamo, per fare un esempio. E dice: noi ci è dispiaciuto perché 2 mesi prima Dorighezzi era qua che cantava alla festa patronale, quindi dice: gli volevamo bene, e lui dice: si è ubriacato insieme a noi. E beh, figurati. Bene, per dirvi
che tutto sommato si sapeva dove erano queste persone. Guardate, l'hanno tenuto a Pattada, in una campagna di Pattada, ma non sotto una roccia, dentro una casa, niente, sotto una tenda. È una cosa incredibile. Adesso sarebbe stato impossibile, perché lì ci passa proprio il rally, proprio a pochi metri da dove l'avevano tenuto. Bene, per dirvi quanto erano furbi questi qui, la notte di Natale ne arrestano la metà, quindi sapevano già tutto. No? E la banda era composta da 6 olunesi che poi bisticciavano con i 3 pattadesi, sì? Ecco, quindi non si mettevano mai d'accordo. E questo veterinario toscano, questo Marco Cesari, che poi era la grande mente di tutto il sequestro, era un veterinario, mica era un pastore, quindi veterinario ne sanno di più. E uno di questi olunesi purtroppo era anche tesserato al Partito Comunista Italiano. Questo ci è dispiaciuto molto. Bene, quando... cosa ha detto De André di questo? De André ha detto così, ve lo trovo subito, non posso dire che mi facessero paura, questo sta parlando dei suoi rapitori, non posso dire che mi facessero paura, sono più portato a scrutare la vita altrui di quanto non faccia con la mia. Mi attirano i perdenti, lo diceva prima, mi attirano i perdenti, mi sentivo un soggetto osservatore più che una vittima, pensavo che i veri sequestrati fossero loro, che vivevano le stesse nostre scomodità per un compenso davvero misero. E per far contento il prete ha anche detto, durante il rapimento mi aiutò la fede negli uomini, proprio dove latita la fede di Dio. Ho sempre detto che Dio è un'invenzione dell'uomo, qualcosa di utilitaristico, una toppa sulla nostra fragilità. Ma tuttavia, col sequestro qualcosa si è mosso. Non è che ho cambiato idea, ma è certo che bestemmiare oggi, come minimo, mi imbarazza. Quindi non solo beveva, ma anche bestemmiava. Bene, poi noi concluderemo dopo con 2 o 3 aneddoti, giusto per chiudere un po' com'era questo De André, però io direi che siccome abbiamo una cantante che ha una voce bellissima ed è accompagnata da 2 persone eccezionali, è meglio goderci, insomma, forse. Grazie. Venite. Umano di De André, però per quanto riguarda il lato artistico, una delle sue capacità, oltre che essere ovviamente un bravissimo parliere, era anche quello di trasformare le storie, e magari anche quelle della cronaca più nera, quelle più, come si possono dire, crude, velarle di malinconia e di una dolce tristezza. Potrei, ecco, fare un esempio proprio con la canzone di Marilena. Sta di me la storia vera,
Thank you.
con cui
cui passerei ancora molto volentieri buona parte della mia vita, sempre e soltanto nel caso di essere ben accetto, chiaramente. Lui aveva questa fobia del pubblico, questa paura che lo ha portato per molti anni a non fare mai concerti in pubblico. Però si era allenato a bere molto, per cui poi alla fine è riuscito a fare anche questi concerti. Quindi era anarchico, punto di domanda, lui diceva la politica non mi interessa assolutamente e non me ne occupo. Però, se anche tu non vuoi occuparti di politica, è la politica che si occupa di te. E quindi ci sei comunque in mezzo. E allora tanto vale in qualche modo, bene o male, occuparsene. E lui ha scritto un testo, spero che non sia il foglio 4, altrimenti sono fregato e non me lo posso dire. Amico fragile, che sicuramente avete sentito nominare, che poi è una specie di autobiografia. Allora, per dirvi come si muove Maria Andrea, è nata questa che è una delle sue canzoni più belle, è nata a Portobello di Gaggiore, è nata qui in Israele. Com'è nata? Lui diceva che una delle cose che più gli davano fastidio quando gli davano gli spuntini e lui ci andava, comunque, era che a un certo punto, durante la cena, quasi tra il finire, c'era o il solito signore che non conosceva bene, che era lì uno degli invitati, ma che c'era Fabrizio De André, quindi lui era importante, o la solita signora che con nonculanza si avvicinavano, gli davano qualcosa sulla spalla e gli dicevano aglio cantazzi marinetta. Ecco, questa era la cosa che lui detestava in maniera incredibile, perché non era un jukebox. Ecco come è nato fratello fragile, amico fragile. Quando ero ancora con la mia prima moglie, nello sceneggiato abbiamo poi due chiese la seconda, fu invitato una sera a Portobello di Gallura, dopo che mi ero fatto una casa nel 69 assieme al fratello, insomma. Me l'ho fatto, vuol dire babbo, me l'ho fatto, in uno di questi ghetti, ghetti della costa nord, sarda, d'estate arrivano tutti, romani, milanesi, eccetera, in questo parco residenziale, e mi invitarono la sera che per me finiva sempre col chiudersi puntualmente con la chitarra in mano. Una sera ho tentato di dire, perché piuttosto non parliamo di... Era il periodo, ricordo, che Paolo VI se n'era venuto fuori con la faccenda, ripresa poi mi pare da qualcun altro, della stessa pasta, degli esorcismi. Insomma dico, parliamo un po' di quello che sta succedendo in Italia. Nemmeno per sogno. Io sconciamente ho insultato tutti, perché continuavano a dirmi che dovevo suonare. Allora mi sono proprio rotto i coglioni, mi sono ubriacato. Me ne sono tornato a casa e ho scritto Amico Fragile. L'ho scritta da sbronzo, in un'unica notte. Ricordo che erano circa le 8 del mattino, mia moglie mi cercava, non mi trovava né a letto né da nessun'altra parte. C'era infatti una specie di buco a casa nostra, che era poi una dispensa, priva anche di mobili, dove mi ero rifugiato e mi hanno trovato lì che stavo finendo proprio questa canzone. Ecco. Quindi per dire che molte delle canzoni, e in questa canzone c'è una frase che dice evaporato in una nuvola rossa, no? E che a quei tempi dice io mi drogavo, la droga dei miei tempi era l'alcol, ho bevuto come una spugna, lui scrive fino a 45 anni, qualcuno in più, eccetera. E quindi aveva bisogno di questo. Era anche un generoso, d'accordo, sappiamo che i genovesi hanno sempre dei problemi quando devono parlare di sottotitoli. De André era uno dove ci si fiondava quando c'era da fare una questua, una cosa, insomma, contribuiva, partecipava, si dava da fare, eccetera. Non che si sbenasse, però insomma, si dava da fare, era presente, insomma. È il periodo del Festival di Sanremo e quella sera esordirà nel Festival di Sanremo il figlio Cristiano, con il quale poi aveva un pessimo rapporto, e vediamo poi che noi sappiamo che lui arriva in Gallura ogni volta che c'è un palo della luce che crolla nella strada, preso in pieno dal figlio di Andrea. Arrivano le pie donne, un gruppo di pie donne che stanno facendo da questa una specie di pesca miracolosa, devono organizzare
per ultimare questa chiesa della Madonna della Neve sull'Impala. La chiesa in effetti era ultimata, però c'erano un po' di arredi da comprare. E quindi la Bellana dice: andiamo stasera da Leandre. Leandre è solo perché la moglie e la figlia erano partiti per Milano, lui li avrebbe raggiunti dopo qualche giorno. E lì, tranquillo, arrivano questi e gli invadono la casa. Lui è preso dal problema che deve guardarsi, non era uno che guardava molto la televisione, leggeva moltissimi libri. Vi faccio un inciso, sperando poi che mi ricordi di tornare al punto d'opero. Era uno che, ad esempio, vi dicevo prima, si alzava sempre tardi, no? La domenica alle 3 in punto si alzava perché c'era tutto il calcio minuto per minuto. E lui era un tifoso del Genoa e quindi doveva ascoltarsi. Noi qui mettiamo un articolo di una conoscenza reciproca tra Gigi Riva e Fabrizio Di André. Si incontrano a Genova, il Cagliari va, vince a Genova contro la Sampdoria, quindi allegria per Di André. E questo calciatore dice: ti devo portare da Fabrizio André. E Gigi Riva ci va, lui è un altro atleta della parola, 4 parole, 26 giorni circa. E quindi immaginati, dice: ci siamo visti e nessuno dei due parlava. Ma dice: abbiamo cominciato a fumare, poi abbiamo bevuto, dopo che abbiamo bevuto un po' abbiamo cominciato a parlare. Gigi Riva è andato lì e così si sono conosciuti. Bene, chiudiamo la parentesi. E lui diceva: ma guardate, io ho già dato, ho dato quasi 200.000 lire per questa chiesa. E dai, ma dice: adesso ci vogliono gli arredi. Ma ho altro da fare, non mi cercare. Ma allora, quella che doveva essere la capa, insomma, dice: ma è una pesca, vincono tutti. Dice: non è una lotteria, è una pesca, vincono. Forse questa cosa lì. Vabbè, insomma, gli appioppano un pacco di biglietti e se ne vanno contenti. E dice: c'è per i regali, quando no, ha detto: non mi cercate più. Va bene. Lui la sera si guarda il festival, il figlio arriva terzo o secondo, quindi contento, felice, dorme. Il giorno dopo si prepara perché deve partire per Milano. Quando è pronto poi da partire, il gruppo delle donne con tutti i regali: scatolette di tonno, pomodori pelati, penne bic, insomma cartoline. E poi la grande sorpresa che ha portato questa donna, dice: c'è anche questo, un pacco. Era un pacco di preservativi, un pacco industriale di preservativi che un farmacista buon tempone aveva piazzato alle mie donne, ma siccome era scritto tutto in francese, le mie nonne hanno pensato che fosse un ricostituente che arrivava dall'estero e che avrebbe risolto tutti i problemi. Dice: lunga vita. E gli scritti di lunga vita, insomma. Quindi gli appioppano questa confezione industriale di preservativi. Lui è uno che teneva la testa tra le nuvole, non solo ha fatto la canzone che riguarda le nuvole, ma proprio teneva la testa. E così ha lasciato lì il tonno, del quale era molto ghiotto, ma ha lasciato tutto. Pomodori pelati, pasta, penne e roba varia, e stranamente finisce nella borsa da viaggio il pacco industriale di preservativi. E lui, quando arriva a Milano, a disfare la borsa non è sicuramente una pianone, la figlia che ha 17 anni e conosce anche il francese. E resta un po' allibita, dice: mamma! Poi che va dal babbo, dice: ma come mai queste cose? Mamma! E quella pure dice: e questo è lui. E boh, e come boh, è venuto nella mia borsa. E cosa sono? Ma cosa combinate? Pensa a te. Oh, ero con gli amici, io non ho sentito. Ma tu sei. Ecco cosa fa, ecco perché ci fa partire, ecco perché. Oh, ma me l'hanno dato le mie donne! Ecco, bravo, dice le mie donne. Troverete insieme a questo racconto tanti altri in questo libro, che per l'occasione finisco con lo spot pubblicitario. Viene dato 10,18 euro nelle librerie. Sono gli ultimissimi libri, faremo altre due presentazioni, abbiamo qui perché davvero De André è andato alla grande. Bene, io vi lascio alla musica, vi ringrazio, siete stati gentilissimi, vi ringrazio tutti per essere intanto intervenuti, è stato davvero un piacere. Acquisto sicuramente. Ah. Tra l'altro ho apprezzato anche tantissimo oggi, no? C'era Enzo, l'assessore che doveva, quindi Enzo viene.
Quindi prima di concludere, intanto, niente, grazie infinite, è stata un'occasione un po' di ricordo anche perché insomma io per 20 anni mi sono nutrito, lo continuo a fare sempre, quindi Andrea comunque ti si invita nel cuore e difficilmente va via, ma meravigliosi tutti gli aneddoti particolari, eccetera. Prima di andare avanti, prima di salutare anche gli artisti, l'assessorezza voleva dirci qualcosa. Sì, grazie. Io ringrazio veramente tutti per aver accolto questo invito, una serata speciale. Io personalmente ho conosciuto un De André uomo inedito, l'artista non si discute. Noto con piacere volti non pulesi, questo ci fa piacere perché l'idea, il senso è proprio quello di aprire Ula, di aprire il nostro paese all'esterno, per cui noi ci si dibatte e la volontà proprio di questa amministrazione è quella di ridare lustro a questo paese attraverso un'occasione come questa. Ringrazio ovviamente gli artisti qui intervenuti, le sorelle Loche, non ricordo Luca, il direttore artistico. Saluto va al direttore amministrativo, Bruno Camera, che oggi purtroppo per motivi gravi di famiglia è assente, per cui giungano veramente i nostri saluti alla comunità ulese. Quindi dicevo, volti nuovi, e sono certo che una volta che rientreranno a casa porteranno un pezzettino di Ula con loro, per cui il senso è proprio questo, ridare la possibilità a tutti di aprirsi e permettere attraverso la musica, l'arte, che viene spesso e volentieri sottovalutata, ridimensionata, perché sembra che sia quella cosa che non ti dà un introito, non ti dà, invece no, investire nell'arte, nella musica, nella cultura in genere, ecco, la cultura è sempre stato il nostro sogno ed è quello per cui noi oggi e in futuro ci batteremo ancora. Abbiamo lanciato, io sono onorato veramente di aver avuto il privilegio di conoscere questi grandi signori e allacciare subito con loro dei rapporti. Abbiamo trovato sicuramente un'intesa, abbiamo trovato una condivisione di idee e una comunione di intenti, per cui non sarà l'ultima volta, avremo ancora un altro appuntamento, avremo modo di pubblicizzarlo, per cui non mi anticipo nulla, sempre con la musica. È nostra idea, volontà, quella di far ripartire, diciamo, la scuola di musica anche nel nostro paese. Siamo tagliati fuori praticamente, è un accordo che è nato tempo fa e noi l'abbiamo volutamente e fortemente riallacciato questo rapporto per ricreare, per dare un'opportunità, perché poi alla fine il messaggio è quello, un'amministrazione non può che non fare altro che perseguire quelle strade che ti permettono di avere delle opportunità per il paese stesso, per lo futuro, anche solo per una crescita sociale. Quindi rivolta indubbiamente ai ragazzi, non si esclude la possibilità di chi, come me magari, non ha mai avuto modo di toccare neanche una chitarra, di fargli muovere i primi passi. L'idea è quella di portarla in loco, gli spazi ci sono, per cui quello che manca al momento è l'informazione, quindi io in primo mi faccio carico di poter dare nella sede del comune tutte quelle che sono le informazioni relative a quelle che sarà l'impegno da settembre in poi. Abbiamo anche qualche progetto con la scuola relativo alla propedeutica, comunque insomma ripartiamo con la musica e andiamo avanti. E Ula sono certo che da qui può ripartire anche in quel senso, per cui grazie davvero e vi auguro un buon proseguimento, una buona serata. Lascio qui le volte finali dei ragazzi. Oggi fare cultura nei piccoli centri è diventato veramente molto difficile, quindi siete appunto amministratori illuminati in questo senso. E poi questo concetto di rendere a livello della scienza ragionieristica la cultura, la scuola, lo spettacolo e la sanità, tra l'altro, ecco, vorrei aggiungere questo, è un errore gravissimo, perché i risultati si raccolgono poi nel futuro. È come io da insegnante ve lo dico, cioè quello che fai oggi lo raccogli fra 20 anni, non lo vedi subito, perché sono segni che tu metti e poi
devono germogliare in qualche modo in modo positivo sicuramente. Vorrei ancora ringraziare tantissimo questi grandi artisti, Irene Lorche, Francesca Rocche e Luca Caro, bravissimi. Un termine un po', diciamo, una lettura quasi camillistica, quindi va nel senso proprio del termine dotto camillistico, quindi dell'ascolto, della riflessione. Complimenti davvero, bravissimi, siamo onorati di aver avuto qui con noi. Vi porto ancora il saluto appunto della Scuola Ciglio, del direttore artistico, e speriamo di incontrarci spesso e a Trosano, meglio come diciamo noi. Un applauso forte però lo voglio fare a voi che avete scelto di fare questa sera. Ovviamente anche alle parole di Giovanni Gelsomino, che ha descritto De André come colui che dava parola anche agli emarginati. Tra gli emarginati c'erano anche quelli non riconosciuti economicamente dalla società, diciamo. Ci sono anche i transessuali, e lui già tanti anni fa ha affrontato questo tema, che comunque è un tema scomodo, ma era come sapeva fare lui, quindi è un tema scomodo, un tema anche piccante, però con la poesia che soltanto De André poteva fare. Per voi, Princesa. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si può giocare, sono la femmina camicia bella, piccole tette da succhiare. Sotto gli scudi di questi anni, del chiaro scuro della sonnata, che l'orizzonte come nel cielo, e lo scuro di mia madre, che fa un mondo come una fine, mi porta a letto la vita di oro, e a ricordarmi di un altro maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e nell'amante lo specchio grande, mi fa il mio occhio con la vita, e ma ci vuole un legame, e mi posso dire. Buscando.
studenti, al comune di Battista che ci sta ospitando questa sera, alla Scuola Civica di Musica, a Ghince Barigato, a Giovanni Giassumino che ha presentato, è stato molto molto piacevole, divertente anche essere qua stasera, siamo ovviamente onorati. Hanno suonato per voi ancora una volta Gianluca Cano. Conoscere di André, con il quale ho avuto il piacere di condividere il palco proprio con la musica di André. Grazie mille, Antonio. Stand up,